Buongiorno, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Il tour europeo dei rifiuti, la Sicilia costretta a esportare l'immondizia fino in Turchia, un conto salato per i comuni. Crisi idrica, si scavano nuovi pozzi, mentre si combatte la speculazione e il caro autobotti. Ad Agrigento diventa virale una canzone sulla fontana della sete. Caldo rovente, forte umidità e piogge, sarà un fine settimana di fuoco in Sicilia, un clima sempre più tropicale che perdurerà almeno fino a Ferragosto. Ombrelloni chiusi per 2 ore, la protesta dei titolari degli stabilimenti balneari contro la direttiva sulle concessioni. Blitz in spiaggia sul litorale messinese contro la cattiva abitudine di occupare il posto in spiaggia. 6 ombrelloni fermati anche con catene e lucchetti. L'Etna raddoppia, oggi insolita cartolina con 2 pennacchi dal cratere centrale e dal nord-est. Calciomercato, il Palermo ufficializza l'acquisto dell'esterno Apuà. Per il Catania è corsa contro il tempo per il deposito della garanzia Fide Iussoria. La preoccupazione dei tifosi rossazzurri. L'immondizia siciliana in viaggio verso la Turchia, l'ultima tappa del tour europeo dei rifiuti, un conto salato a carico dei comuni. Marco Gullà. Anche i rifiuti della periferia di Palermo in volo verso la Turchia. Una rotta quantomeno particolare, ultima meta di un tour che ha portato negli ultimi 2 anni l'immondizia prodotta in Sicilia, in Danimarca e Olanda prima e adesso in Finlandia e Turchia. La chiusura della discarica di Lentine e l'ormai prossimo riempimento degli altri impianti siciliani sta spingendo l'assessorato ai rifiuti guidato da Roberto Di Mauro a intensificare le spedizioni all'estero. Ma si tratta di viaggi decisamente costosi. I viaggi nel termovalorizzatore danese vicino Copenaghen sono schizzati fino a 400 euro a tonnellata. Ora l'immondizia di circa 150 comuni siciliani, per lo più della Sicilia orientale, ma anche del Trapanese, Agrigentino e Palermitano, finiranno fuori dall'Europa, con costi destinati a lievitare ancora. A Palermo, nel frattempo, l'emergenza rifiuti si è sgonfiata, anche se in alcuni quartieri c'è ancora immondizia da raccogliere. La RAP però assicura che entro qualche giorno la città sarà più pulita, anche parallelamente alla settimana di Ferragosto. La discarica di Bellolampo è però stracolma, i rifiuti tra l'altro sono posizionati alla rinfusa e ciò provoca solo il caos nelle vasche. E poi c'è l'emergenza siccità, in più parti dell'isola si scavano nuovi pozzi, nel frattempo si combatte contro la speculazione e il caro autobotti. Maglio Viola. Crisi idrica e speculazioni. Mentre la Sicilia soffre la sete, la regione tenta di mettere pezze sempre insufficienti attraverso l'ufficio speciale per l'emergenza idrica. Crescono intanto i prezzi delle autobotti per la distribuzione dell'acqua e l'effetto della richiesta sempre maggiore proprio di autobotti e del fatto che i privati non riescono a rispondere a tutte le esigenze, mentre le autobotti del servizio pubblico sono del tutto insufficienti. Così i prezzi volano alle stelle, come denuncia Coldiretti. Gli agricoltori sono costretti a rinunciare alle irrigazioni o comunque a limitarle o a pagare prezzi esorbitanti. Le stesse irrigazioni d'emergenza infatti non bastano ai campi della Sicilia centrale, mentre sono appena sufficienti nella Sicilia orientale. La crisi idrica ha fatto dunque crescere del 50% il prezzo di un autobot da 5.000 litri d'acqua, che adesso raggiunge anche i 140-150 euro. Intanto nel Niseno si è appena conclusa l'operazione Fontanelle della Regione. Nell'omonima contrada sono stati distribuiti 261.000 litri d'acqua a uso potabile. Un'operazione simile era stata condotta ad Agrigento nei giorni scorsi. A Caltagirone l'ufficio speciale per l'emergenza e la protezione civile hanno finanziato la trivellazione di un nuovo pozzo, mentre nella zona industriale di Catania scatta l'allarme inquinamento. In torrenti e canali scorre acqua verde, preoccupazione per uno di questi che sfocia alla Playa Fraduelini. E la crisi idrica ha ispirato anche una band di Agrigento che ha dedicato una canzone alla fontana Bonamorone, simbolo della sete di questi giorni. Davide Sardo. In un'estate a secco come non mai, capita che il tormentone dell'estate ad Agrigento sia un inno alla fontana di Bonamorone, da sempre meta di pellegrinaggio degli assetati. A incidere il brano una giovane band locale, Atti Più Alcol Test. Vinni l'acqua, va buona. Vinni l'acqua, babbo Namoruni, vinni l'acqua.
Il video è stato ovviamente registrato alla Fontana di Buonamorone con la partecipazione di tanti cittadini e in poco tempo è diventato virale sui canali social. Il caldo aumenta e aumenta anche l'azzurra, ma questa è solo la capitale, della cultura. Una canzone specchio della crisi di questi giorni, con la speranza che si risolvano. Intanto le previsioni non fanno ben sperare, caldo rovente, forte umidità e piogge, sarà un fine settimana di fuoco in Sicilia. Roberta Lunghi. L'anticiclone africano Caronte non molla, ma anzi, nonostante qualche illusoria pioggia a macchia di leopardo ieri in Sicilia, è pronto a intensificare la sua azione in una miscela di caldo torrido e umidità che farà del fine settimana alle porte il più caldo della stagione. Nel corso dei prossimi giorni assisteremo a un nuovo rinforzo dell'anticiclone subtropicale africano, che in realtà non se n'è mai andato dal Mediterraneo, che spingerà una massa d'aria rovente verso l'Europa centro-occidentale, interessando maggiormente anche la nostra isola. Ciò comporterà un nuovo aumento delle temperature già a partire da questo fine settimana. Temperature che torneranno a varcare la soglia dei 35 gradi, con punte di 37-38, localmente anche 40 gradi sulle aree più interne. Mentre sulle zone costiere, ecco, il caldo sarà molto umido, quindi si tratterà di un caldo afoso, accompagnato da valori dell'umidità relativa molto elevati. Dunque tutti pronti a far fronte al caldo intenso, che di per sé sarebbe un fatto normale in Sicilia ad agosto, ma pronti anche ad assistere a fenomeni che fanno sempre più pensare alla costante e progressiva tropicalizzazione del clima. Nel fine settimana assisteremo alla formazione di questi improvvisi temporali di calore, di questi improvvisi acquazzoni che interesseranno prevalentemente le aree più interne dell'isola, con fenomeni che localmente potranno risultare anche intensi. Una fase calda dunque che, secondo il meteorologo, si prolungherà di certo fino al Ferragosto. Si è difesa per ore davanti alla commissione ispettiva regionale la dottoressa del pronto soccorso di Patti, che una settimana fa ha mobilizzato la gamba fratturata di un paziente con il cartone, visto che i presidi monouso dell'ospedale in provincia di Messina erano finiti. Il pronto soccorso era pieno e dovevo trovare presto una soluzione, si è giustificata la donna. Al medico la commissione contesta anche di aver sbagliato la diagnosi, non essendosi accorta che la frattura era scomposta, di non aver prescritto alcuna terapia al ragazzo e di non aver usato le stecche per i pazienti interni. L'ASP di Messina ha rimosso la responsabile del pronto soccorso e ha messo sotto inchiesta la dottoressa. Venerdì ombrelloni chiusi per 2 ore in segno di protesta e per sensibilizzare il governo a chiarire la normativa che mette in discussione le concessioni balneari. Il presidente nazionale dei titolari degli stabilimenti dice: dobbiamo evitare il Far West. Gentile frequentatore delle nostre spiagge, potremmo incrociare le braccia, ma al momento manifestiamo il nostro disagio lasciando chiusi gli ombrelloni per 2 ore. Un simile annuncio sarà il benvenuto per molti clienti di lidi balneari venerdì 9 agosto. Spiacevole per i gestori, che si rammaricano nei confronti della clientela, ma che reputano gesto necessario per sensibilizzare a un problema irrisolto che riguarda le concessioni balneari. Abbiamo il dovere di fare tutto quello che è necessario per impedire il Far West, per impedire la messa a gara automatica e generalizzata di tutte le concessioni. Il punto è sempre l'applicazione della discussa direttiva europea Bolkestein, perché in mancanza di linee guida chiara potrebbero saltare senza indennizzo 30.000 concessioni ancora in vigore nel paese, con scadenza gennaio 2025 dietro l'angolo. Da chiarire a quali stabilimenti si dovrebbe applicare la direttiva, perché una sentenza del Consiglio di Stato ha stabilito che sarà in vigore per i tratti di litorale con risorse scarse. Questa formula è da interpretare. SIB, FIPE e FIBA Confesercenti dunque invitano alla prima azione simbolica e la Sicilia risponde. La Sicilia aderisce all'iniziativa di sensibilizzazione nei confronti dell'utenza e del governo, al quale chiediamo di legiferare a livello nazionale.
al fine di evitare eventuali e ulteriori contenziosi con regioni e comuni. È importante tenere in considerazione la disponibilità di risorse, la tutela di piccole e medie imprese. Dopo l'azione simbolica, se non ci sarà una presa di posizione dell'esecutivo, i balneari incroceranno le braccia il 19 agosto per 4 ore e il 29 per 6-8 ore. E poi, restando in tema, c'è la brutta abitudine di lasciare sdraio e ombrelloni sulla spiaggia per occupare il posto. Alle Toiani i maxi sequestri erano fissati anche con catene e lucchetti e in contemporanea stesso blitz a Furcisiculo. Francesco Triolo. Un'abitudine dura da estirpare, soprattutto in alcune zone come la riviera ionica del Messinese, la spiaggia libera piena di ombrelloni, lasciati lì per una settimana, un mese, tutta l'estate, il posto preso, magari sulla battigia, e poi conservato. Un'abitudine non consentita, tanto che sono diversi i comuni che nei mesi estivi intervengono con blitz, come per esempio quello di questa mattina alle Toiani, nella zona di Silemi, dove è stato effettuato un maxi sequestro di sedie a sdraio e ombrelloni, centinaia di suppellettili, alcuni dei quali addirittura fissati con catene e lucchetti, lasciati lì sull'arenile per non perdere il posto sulla spiaggia. La spiaggia è quella in corrispondenza di tre grandi condomini. L'operazione è stata condotta dall'ufficio marittimo di Giardini Naxos, diretto dal comandante Michele Lombardo, in collaborazione con la polizia locale di Letoianni. In contemporanea, pochi chilometri più a nord, a Furcisiculo, altro blitz con il sequestro di una sessantina di ombrelloni, sedie a sdraio e alcuni gadget da spiaggia. È necessario far capire alle persone che per cambiare, per migliorare, serve il contributo da parte di tutti. Altrimenti, come se viviamo nel film di Figaro e Picone, L'ora legale, che poi alla fine tutti pretendono il cambiamento, ma sugli altri e non su loro stessi. Per cambiare le cose è necessario rispettare le regole. La spiaggia libera è di tutti e per questa ragione non si deve occupare con ombrelloni, sdraio, sedie o altre cose. Nelle prossime settimane sono già stati annunciati nuovi controlli in tutta la riviera, un intervento volto soprattutto a sensibilizzare i bagnanti a lasciare liberi gli arenili, dicono gli operatori e la polizia. Arrestato l'autore dell'aggressione ad una giovane donna di Pozzallo mentre attraversava il parco giochi della villa. È uno straniero senza fissa dimora arrivato a Pozzallo qualche settimana fa. La giovane ha reagito riuscendo a divincolarsi, ma durante la colluttazione ha riportato la frattura del setto nasale. Dopo appena 72 ore di tregua, l'Etna non lascia, anzi raddoppia con una doppia colonna di fumo che si leva dal cratere centrale, particolarmente attiva in questo periodo, dal cratere di nord-est. Non si registra fortunatamente ricaduta di cenere lavica, presente al momento solo in alta quota. Nessuna limitazione dunque all'aeroporto di Fontanarossa, che resta pienamente operativo. Ma la cenere caduta nelle settimane scorse ricopre ancora i marciapiedi di Catania, il centro storico respira, mentre a Picanello ci sono ancora delle criticità e cittadini esasperati. Sentiamo Tonino De Mana. È un lento ritorno alla normalità, ma la sensazione è che per molto tempo bisognerà convivere con la cenere lavica, non più emergenza, ma triste realtà. Fatica a rialzarsi Catania che, nonostante gli sforzi, è ancora alle prese con tonnellate di sabbia vulcanica. Se il centro storico respira con interventi mirati ed uno spazzamento supportato dal servizio di rimozione auto, in alcuni quartieri come Picanello si naviga a vista e non mancano le difficoltà. Sono esasperati i cittadini, alle prese anche con divieti di sosta che indicherebbero ipotetici passaggi delle spazzatrici. Che comunque dovevano passare anche prima, l'1 di agosto, non ricordo bene il giorno, non sono passati. Avevano detto che l'avrebbero fatto, però ci siamo resi conto che solamente quello che hanno fatto i ragazzi, diciamo, ognuno ha fatto il suo pezzo e quindi è stata sgomberata solamente dalle persone, quindi dai privati o in questo caso qui tipo dall'attività commerciale. In via Timoleone le spazzatrici sono invece passate, ma le lamentele restano. La pulizia deve essere fatta con più accuratezza. Meno male che eravamo con le porte chiuse. Perché infatti non si vedeva più niente, c'era solo una nebbia. Divieto di sosta il 23 luglio, stesso divieto l'1 agosto, lo vedete in queste immagini, ma da queste parti, esempio in via Savasta, non si sono visti spazzatrici né operatori.
È da un mese che non ci fanno posteggiare la sera, non riusciamo a tornare a casa. Ieri io ho posteggiato alle 10 e la mattina le strade sono come erano il giorno prima. Le date non sono state assolutamente rispettate, sono stati riposti nuovamente poi gli annunci dei divieti. È rimasto tutto tale e quale era prima, nonostante i cartelli, nonostante le persone siano andate a cercare un posto anche abbastanza lontano. Non le manda a dire il presidente del secondo municipio, Claudio Carnazza. Da presidente del secondo municipio non posso che essere deluso dalla disparità di trattamento in cui si stanno effettuando i lavori, perché all'Ottocentro si sono fatti dei piani straordinari per la rimozione della cenere vulcanica di spazzamento. All'Otto Nord invece non si vede nessuno. E nella zona di Canalicchio, Barriera, Villaggio Dusmet, Caruba, che rientra sempre nel secondo municipio, non ci sono cittadini di serie B. Beni per un milione di euro sono stati sequestrati a Giuseppe Sansone, uno degli autisti di Totorina. Sono passati allo Stato un'azienda, diversi rapporti finanziari e 6 auto. Sansone, detenuto, è un esponente di spicco della famiglia mafiosa dell'Uditore. Ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità, torniamo dopo con altre notizie. Parleremo fra l'altro del piano per viabilità in vista della festa di Sant'Agata d'estate. A tra poco. Messo a punto il piano sicurezza per la festa di Sant'Agata d'estate. Ecco le regole per il 16 e 17 agosto. Adela De Barbagallo. Una festa molto partecipata, di gioia, di fede e sicura per tutti. Saranno 3.000 i fedeli che potranno entrare a Catania in cattedrale nei giorni della festa di Sant'Agata d'estate. Lo prevede il piano di gestione delle emergenze ed evacuazione messo a punto dal Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Il più atteso è il 17 agosto, giorno in cui si ricorda il rientro in città da Costantinopoli delle reliquie della martire catanese. E come sempre, la festa di Sant'Agata muoverà un'imponente macchina organizzativa. 100 i volontari appartenenti a varie associazioni che presteranno il loro servizio all'interno della Basilica. Altri saranno in prossimità delle vie d'uscita e lungo il percorso. I disabili potranno accedere in chiesa dalla navata di sinistra. Il piano sanitario prevede 2 postazioni di primo soccorso dentro e 2 ambulanze fuori. Gli ingressi in cattedrale saranno regolati da un sistema di contapersone meccanico. Quando avrà rilevato la presenza di 3.000 fedeli, verrà bloccato l'accesso. Il 17 agosto alle 8 del mattino l'apertura del sacello e l'esposizione del busto reliquiario di Sant'Agata, momento emozionante che Telecolor trasmetterà in diretta con un collegamento attivo già dalle 7.50. La sera, altra diretta a partire dalle 18.50 per trasmettere la messa delle 19, celebrata dall'arcivescovo Luigi Renna. Il piano sicurezza prevede che i fedeli possano uscire dalla cattedrale solo quando il busto reliquiario di Sant'Agata avrà raggiunto Piazza Duomo, per poi proseguire con la consueta processione che prevede una sosta in Piazza San Placido per un momento intimo di preghiera e riflessione, quindi il rientro in cattedrale. 2 sudanesi sbarcati a Lampedusa sono stati fermati con l'accusa di essere gli scafisti di uno sbarco. I 2 avrebbero guidato un'imbarcazione in legno di circa 7 metri priva del carburante necessario, mettendo così in pericolo la vita dei 17 migranti a bordo. La barca alla deriva è stata intercettata la notte di giovedì scorso a sud di Lampedusa. Per 10 anni ha maltrattato e minacciato la compagna e il figlio che la donna aveva avuto da una relazione precedente. Ti ammazzo a te e a tuo figlio, ti sparo, avrebbe più volte intimato loro. Le aggressioni fisiche e verbali nei riguardi della vittima sarebbero avvenute anche alla presenza dei 2 figli minorenni della coppia, uno di 8 anni e l'altro di pochi mesi di età. Comportamento aggravato anche dall'uso di droga. Per l'uomo, un 27enne, è scattato il divieto di avvicinamento e l'obbligo del braccialetto elettronico. Parcheggiatori abusivi sanzionati a Catania grazie all'app Upol della Polizia. Il servizio. Beccati grazie all'app. Sono sempre di più i cittadini che usano l'app Upol per segnalare parcheggiatori abusivi molesti. Un sistema di denuncia apprezzato anche in Sicilia perché garantisce l'anonimato e permette alla polizia di intervenire in tempi rapidi. A Catania la questura si è mossa dopo la segnalazione della presenza di parcheggiatori abusivi in 2 piazze del centro storico. Gli agenti delle moto volanti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, già impegnati in servizi analoghi per reprimere il fenomeno, soprattutto nei pressi
di locali, attività commerciali, dove spesso gli automobilisti sono costretti a pagare in maniera illegale il parcheggio, hanno colto in flagranza due uomini mentre compivano manovre e gesti inequivocabili agli automobilisti con un atteggiamento molesto e sprezzante. Si tratta di un gelese di 31 anni beccato in piazza Manganelli e di un catanese di 72 anni sorpreso in piazza del Tricolore nella zona di Ognina. Entrambi i parcheggiatori hanno ricevuto le sanzioni amministrative previste dalla legge. Ci fermiamo, c'è una pausa e poi torniamo con le novità di calciomercato e con la preoccupazione dei tifosi del Catania per le mancate fideiussioni. Siamo alla pagina sportiva col calciomercato. Il Palermo ha ufficializzato l'acquisto dell'esterno offensivo Apua. Intanto a Catania è corsa contro il tempo per il deposito della garanzia fideiussoria. Sergio Colosi. L'esterno offensivo francese Apua, classe 2004 dal Nantes, è un calciatore del Palermo che ha bruciato la concorrenza di Venezia, Tolosa e Barley. Apua, che ieri ha salutato via social i tifosi del Nantes, ha firmato oggi un accordo pluriennale. Nel mirino della società rosanero c'è anche il centrocampista offensivo Verre. La squadra si allena a Veronello per la sfida di domenica contro il Parma in Coppa Italia. Dovrebbero recuperare Luscioni e Vasic. Out Segre. Corsa contro il tempo per il Catania per adempiere entro venerdì al deposito della garanzia fideiussoria. In caso di inosservanza salterebbero i tesseramenti dei nuovi acquisti e scatterebbe il deferimento alla Procura federale con conseguente penalizzazione di un punto in classifica. Ripresa degli allenamenti oggi a Catania per la squadra. Si valutano eventuali soluzioni per non perdere il buon lavoro svolto in entrata in sede di calciomercato con possibile rinegoziazione degli accordi siglati con i calciatori. Per riequilibrare la diminuzione del budget stanziato a maggio potrebbe essere ceduto il difensore Alessio Castellini, molto richiesto da club di serie superiore. In partenza Costantino e Zammarini, vicinissimi rispettivamente a Lucchese Spal, Curado e Peralta. Dopo il colpo lescano in attacco con accordo triennale, il presidente Antonini annuncia altri due rinforzi per il Trapani, un terzino destro dall'Argentina che non sarebbe Ricciardi e un centrocampista offensivo forse Tremolada. A Messina si vive un'atmosfera diversa e il silenzio del tecnico Modica, uno che non le manda mai a dire, è abbastanza indicativo di una crisi senza ritorno, prima ancora di cominciare. In attesa delle mosse del presidente Pellira sul caso delle mancate fideiussioni, cresce la preoccupazione dei tifosi rossazzurri. Rabbia, scoramento ma anche fiducia e speranza. Sentimenti contrastanti dividono i tifosi del Catania alle prese con un'altra estate calda e non solo, dal punto di vista meteo. In attesa che il patron Pellegrini batta un colpo e con la scadenza del 9 agosto ormai imminente, in molti restano con il fiato sospeso. Perciò ormai siamo abituati a partire con l'handicap, perciò credo che sia una cosa anche carina da questo punto di vista. Potrebbe essere anche uno stimolo. E infatti ci dà uno stimolo in più. La cosa che dispiace più è il silenzio, nel senso che per quelle voci che sono uscite non ci aspettavamo, mi aspetterei io come abbonato, parlo per me, almeno qualche dichiarazione distensiva sul futuro per capire che cosa vuol fare la proprietà. E altri confidano in Pellegrini. Credo che abbia tante cose da fare, però se trovo un piccolo spazietto per il Catania da dedicarci un po' più di tempo, gliene saremmo veramente grati. So che ha fatto tanti sforzi per il Catania, la prego presidente di fare un piccolo sforzo in più. Mi sembra che sicuramente è un mezzo tradimento, merito per tutto quello che ha fatto fino adesso, però purtroppo a Catania c'è questa brutta abitudine di mollare poi tutto su più bello. E non perde la speranza anche una tifosa d'eccezione, nipote del presidentissimo Angelo Massimino. Ti auguro di fare grandi cose perché hai investito su Catania, hai continuato a fare quello che mio nonno ha fatto, quindi ti auguro di fare sempre bene, di amare sempre questa città e vedo che lui la ama. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, vi auguro un buon pomeriggio.